pomeriggio alle 3:30 da Rocca Montepiano e hanno acceso una fiaccola con la quale accenderemo una luce qui al centro di questa piccola piazzetta improvvisata. Un applauso. Si sono fatti 30 chilometri, naturalmente un po' ciascuno, no? Perché la posta, no? Che sto solo poi. Ecco padre Giulio che li ha benedetti quando sono partiti, li ha chiamati pellegrini. Pellegrini perché comunque erano arrivati a Rocca Montepiano. E sapete che a Rocca Montepiano c'è la chiesa, io neanche lo sapevo, che nel 1600 è stata costruita quando c'era la peste. Dalle parti nostre nel Regno Borbonico è stata costruita, poteva essere costruita a Napoli, a Roma, dappertutto, è stata costruita lì a Rocca Montepiano. Allora questo è che fa di quel paesino un luogo dove quasi sicuramente, la certezza non ce l'abbiamo, non ci sono delle cose storiche, però un luogo dove sicuramente San Rocco vi ha transitato, no? Anche la statua molto antica in legno e cartapesta del 1400, di questi ci sono dei cosi scritti, no? Quindi veramente i pellegrini che sono saliti a Rocca Montepiano non sono andati con la macchina, ma poi sono ricalati a piedi. Ecco, sono veramente, è una cosa bella. Lui parlava di questo pellegrinaggio, che è il pellegrinaggio della nostra vita, il pellegrinaggio che tutti quanti noi facciamo, volendo o non volendo, ci crediamo o non ci crediamo, comunque verso la meta finale. Per qualcuno che ci crede sarà la morte, per qualcuno sarà la risurrezione, ma comunque la vita è un pellegrinaggio. E allora come Maria oggi leggeremo che è andata a trovare Santa Elisabetta partendo da Nazareth e arrivando fino a Gerusalemme, si è messa in pellegrinaggio con Gesù nel cuore. Ecco, questo vostro pellegrinaggio a ritroso vuole essere, diceva padre Giulio, un ponte che, vabbè, tanto non si accenderà, cioè non si accende perché sono lumente con quella cannella, questa è la torcia. Quindi padre Giulio diceva che con questo pellegrinaggio podistico, in qualche modo è come se Cepagatti avesse buttato un ponte fino a Rocca Montepiano, un ponte che già c'è stato per tanti anni, ci abbiamo fatto tanti campeggi a Rocca Montepiano, e adesso un ponte che continua a essere attraversato da voi almeno una volta l'anno, va bene? Allora vi ringraziamo, diamo un applauso. E se poi riaccenditi, però. Concludiamo allora questo momento con un canto mariano. Ecco, siamo all'Assunta. Volete dire qualcosa? Qualcuno vuole dire qualcosa? Raga, qualcuno vuole dire qualcosa? Aspetta, senza fiate, vedo il maestro. Va bene. No, quello che volevo dire è che quest'anno è stato un motivo in più rifare questo percorso per dare un significato.